Apocalipsis capítulo 4. Ahí ya hemos hecho el primer versículo. Vamos a leer en Apocalipsis 4, el primer versículo. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse: sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardo. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci, e davanti al trono c'erano 7 lampade di fuoco ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro. Il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo, e il quarto essere vivente era simile a un'aquila che vola. Apocalipsis 4, el primer versículo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Hebreos 13, 4. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e adulti. Honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que Dios te bendiga. Acomodate. Tomen asiento. Hablando de este mensaje, di quello che stiamo facendo questi giorni qua, de lo que estamos viendo en estos días, sto cercando di portare un po' di cose sul matrimonio. Trato de traer algo sobre el matrimonio. Per vedere come le cose devono essere fatte. Para ver cómo debe ser hecho. E giovedì scorso abbiamo visto, vimos come i passi devono essere fatti. Cómo deben ser los pasos del matrimonio. E oggi cercheremo di parlare ancora un po'. Voy a hablar un poco hoy también. Leggeremo qualcosa del profeta. Vamos a leer algo del profeta. Prima di entrare proprio oggi nel nostro soggetto, perché oggi voglio parlare un po' di Apocalisse 4. Antes de entrar hoy en el mensaje, porque hoy quiero hablar de Apocalisse 4. Ma voglio leggere qualcosa qui. Pero quiero leer algo. Una domanda che è stata fatta a fratello Brana. Una pregunta che se le hizo al hermano Brana. Domanda e risposta. El mensaje, preguntas y respuestas. 30 agosto 64 mattina. Del 30 de agosto del 64 por la mañana. La domanda fu fatta al fratello Brana. Se le hizo la pregunta al hermano Brana.
noi siamo stati sposati 21 anni fa dal giudice di pace. Le dijeron, nosotros fuimos casados hace 21 años por el juez de paz. Estamos bailando. Y preguntaron, fue equivocado. Quel uomo, quel fratello, ese hermano, nell'anno 64, en el año 64, voleva sapere dal profeta. Quería saber por el profeta. Y dice, noi siamo stati sposati 21 anni fa. Y le dijo que nosotros nos hemos casado hace 21 años. Dal giudice di pace. Por el juez de paz. È stato sbagliato. Fue eso equivocado. William Branham responde. Y William Branham respondió. Sí. È stato sbagliato che l'avete fatto. Sí. Fue equivocado que lo hicieran. Il matrimonio spetta alla casa di Dio. El matrimonio es de la casa de Dios. Avete capito? Il matrimonio. El matrimonio spetta es alla casa di Dio. De la casa de Dios. E abbiamo detto qui giovedì scorso. Y el jueves pasado dijimos acá. Che il primo passo deve essere la decisione che voi fate. Que el primer paso es la decisión que ustedes toman. Quando avete individuato quella donna. Cuando han visto la mujer que voi volete sposare, a la cual ustedes quieren casarse con ella, que es una sorella, que sea una hermana, allora voi chiedete il permesso di fargli la cote, perché è una cosa giusta. Entonces ustedes permiten poder acercarse, hablar con ella. E voi andate a fare la cote come dice a un uomo di fare la cote a una donna. Come le è permesso a qualsiasi uomo di parlare a una donna? Se voi riuscite a convincere quella donna. E se ustedes logran convencer esa mujer. E che quella donna dice anche io vi amo. E che ella también dice che te ama. Allora voi vi promettete di sposarvi. Ustedes se prometen que se van a casar. E noi annunceremo alla chiesa il fidanzamento che, guardi, questi due, questo fratello e questa sorella si amano e si vogliono sposare. Y nosotros le diremos a la iglesia que hay dos hermanos que se aman y se quieren casar. È anche giusto che noi vi diciamo di andare al comune per fare un matrimonio secondo la legge dello Stato. Y es correcto también que nosotros les decimos que tienen que ir también a la alcaldía a casarse para delante del Estado. Porque en el curso del matrimonio. Porque en el curso del matrimonio. En el curso de la vuestra vida matrimonial. En su vida matrimonial. Puede suceder que o el hombre muere o la donna muere primero. Puede suceder que el hombre muera primero o la mujer primero. O possono succedere tante cose. O pudieran pasar muchas cosas. Ma tutte queste cose che noi facciamo davanti alla legge. Pero todo lo que hacemos delante de la ley. Davanti alla legge dello Stato. Delante de la ley del Estado. Consente alla donna di avere benefici di tutto quello che l'uomo sta facendo. Le permite a la mujer de obtener el beneficio de todo lo que el hombre hace. E noi dobbiamo stabilire queste cose qua secondo la legge. Y hay que establecer eso en acuerdo a la ley. Si yo vado a chiedere un documento per mia moglie, si yo voy a pedir un documento para mi esposa, mi chiedono l'atto di matrimonio. Me piden el acto de matrimonio. Se non c'è un atto di matrimonio, si no hay un acta de matrimonio, niente prova che è mia moglie. Nada puede demostrar que ella es mi esposa. E per questo che lo facciamo davanti allo Stato. Y es por eso que lo hacemos delante del Estado. E diamo a Cesare quello che è di Cesare. Y le damos a César lo que es de César. Ma William Branham dice que el vero matrimonio. Pero William Branham dice que el verdadero matrimonio. Spetta a la casa de Dios. Es de la casa de Dios. Il matrimonio si fa nella casa di Dio. El matrimonio se hace en la casa de Dios. E ripeto, come l'ho detto giovedì. Y como lo dije el jueves, lo repito. Non è che io. O sto uscendo dal comune. No es que salen de la alcaldía ya. E mi ha incontrato un fratello, ha pregato per me. Y después un hermano ora por mí. No, questo non è un matrimonio fatto nella casa di Dio. No, pero ese no es un matrimonio hecho en la casa de Dios. Man mano che andiamo avanti vedremo che William Branham dice che è un ministro che deve fare il matrimonio. A medida avancemos veremos donde Branham dice que es un ministro que debe celebrar. Ho detto che man mano che andiamo avanti cercheremo di inserire un po' di cose per stabilire bene queste cose qua. Dije que a medida avancemos voy a traer algo acerca de esto para establecer bien la cosa. Ho detto qui giovedì. El jueves dije acá. Que non credo nel fatto che un fratello comincia a parlare con una sorella e lo dice no, non ti
diciamo niente al pastore o al diacono, non lo deve sapere. No, io non credo questo. El jueves dije que yo no creo que algún hermano tenga que decirle a una hermana que hay que hacer las cosas de escondida, que no decirle algo al diácono o al pastor, porque yo de esa manera no creo en esto. No creo eso. Perché qua non stiamo vivendo nei servizi segreti. Porque aquí no vivimos en los servicios secretos. Qua tutto deve essere chiaro affinché non siano degli spiriti che vagano peare. Aquí todo debe ser claro para que no haya espíritus que andan vagando. Perché i nostri comportamenti, porque nuestro comportamiento, possono portare le persone a pensare tante cose. Pueden llevar a la gente a pensar muchas cosas. E come noi vogliamo uccidere gli spiriti, pero como nosotros queremos matar estos espíritus, allora dobbiamo fare di tutto affinché gli spiriti non avranno spazio in mezzo a noi. Hay que hacer de todo para que los espíritus no encuentren un lugar en medio nuestro. Se tu vuoi fare qualcosa di corretto, fallo secondo la parola di Dio. Si tú quieres hacer algo hecho bien, tienes que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Dunque William Branham dice que el matrimonio appartiene a la casa de Dios. Y William Branham dice que el matrimonio pertenece a la casa de Dios. Porque una volta, porque un tiempo, yo sono venuto en Italia da tanti anni, ho visto tante cose. Yo vine aquí a Italia hace muchos años y he visto muchas cosas. Ho avuto modo di stare nei gruppi in cui i fratelli non credono che i ministri esistono. He estado en grupos de hermanos en el cual ellos no creen que existan los ministros. E fanno le cose come vogliono loro stessi. Y ellos hacen las cosas como ellos lo quieren. Un fratello si trova un altro porta, l'altro fratello lo incontra sulla strada e prega per lui, il matrimonio è fatto. Un hermano se encuentra una hermana en la calle, se la lleva y otro hermano ora por él y ya el matrimonio es hecho así. Oh, non credo nel fatto di andare in chiesa. Non credono che dobbiamo andare in chiesa. Nel hecho che hay que ir a una iglesia. Non credono che dobbiamo radunarsi. No creen que hay que reunirnos. Ma quando un uomo o un fratello ha bisogno di una moglie. Pero cuando un hermano necesita una esposa. Ho visto che un fratello un giorno aveva bisogno di sposarsi. Vi che un hermano necesitaba casarse. E un altro fratello gli disse. Y otro hermano le dijo. Perché non vai dai fratelli che hanno una chiesa, così ti trovi una moglie lì. Le dijo, ¿por qué no vas a una iglesia de otros hermanos y te hay una mujer ahí? Ma loro non credono nel fatto di andare in chiesa. Pero ellos no creen en el hecho de ir a la iglesia. Ma quando hanno bisogno di moglie, vogliono venire dai fratelli che hanno una chiesa per prendere moglie. Pero cuando necesitan mujer, quieren venir donde los hermanos que tutte tienen queste mujer. Cose qua era una confusione, una Babilonia. Todo eso es una confusión, es una Babilonia. E questa Babilonia deve mettere fine, dobbiamo mettere fine a queste cose qua. Y hay que poner fin a esas cosas. Allora portavano moglie e figli e andavano in giro a fare quello che vogliono. Y traían mujer, los hijos y hacían lo que querían. Ma William Branham dirá que el matrimonio appartiene a la casa de Dios. Pero William Branham dice que el matrimonio pertenece a la casa de Dios. Y quel fratello dice: noi siamo stati sposati 21 anni fa dal giudice di pace. Y este hermano le dice que nosotros nos hemos casado hace 21 años. È stato sbagliato. Y pregunta si fue equivocado. Sì, è stato sbagliato. Dice sì, fue equivocado. È stato sbagliato che lo abbiate fatto. Fue errado que lo hayan hecho. Il matrimonio spetta alla casa di Dio. El matrimonio pertenece a la casa de Dios. Ma essendo sposati. Pero estando casados. Perché il matrimonio non è il giudice che lo fa. No es el juez quien celebra el matrimonio. Anche se venite davanti al predicatore, il predicatore vi darà la benedizione di Dio. Aunque si viene delante del predicador, el predicador le dará la bendición de Dios. Ma il vero matrimonio quando è che ha luogo? Pero ¿cuándo es que sucede el verdadero matrimonio? Solo una pregunta. ¿Cuándo es que ha luogo il vero matrimonio? ¿Cuándo es que tiene lugar el verdadero matrimonio? Sì, ma prima della chiesa, però antes dell'iglesia, quando voi due vi parlate tra di voi, quando ustedes dos se hablan entre sí, e io dico, fratello Valentina, sorella Yolanda, ma non le dice, te amo, mi vuoi sposare? Mi quiere casar conmigo? Quando la sorella dice sì, quando la hermana dice che sì, il matrimonio è già il matrimonio. Ha sido ya hecho delante de Dios. Solo que cuando venite qua, solo que cuando vienen aquí, noi vi diamo la benedizione di andare a vivere insieme ora. Le
damos la bendición para que vayan a vivir juntos. Mas vosotros sí que habéis de dentro en el privado, no olvidad por el pasaporte de andar a habitar una casa para estar en cielo. Pero el sí que se han dado ustedes no les da el permiso de ir a vivir juntos ya. Aunque sea la dona te dice sí. Aunque si la mujer te dice que es sí. Es verdad que el matrimonio delante de Dios es ya legal. Es verdad que el matrimonio delante de Dios ha sido hecho. Y per sí que tú dices a quel uomo. Y ese sí que le das a ese hombre. Davanti a Dios es sposato. Delante de Dios ha sido casado. Tú puedes cercare en tutti i modi di girarlo come una frittata. Davanti a Dios es sposato. Tú puedes hacer de todo, pero delante de Dios estás casado. Y per questo que diciamo di stare attenti a tutto quello che noi facciamo. Por eso decimos de tener cuidado a todo lo que hacemos. Altrimenti vi troverete nel fango senza rendervi conto di quello che avete combinato. Al contrario, se encontrarán en el fango sin darse cuenta de todo lo que han hecho. El lecho matrimonial deve essere pulito. Tiene que estar limpio. Cioè, i vostri pensieri devono essere puliti davanti a Dio. Su pensamiento tiene que estar limpio delante de Dios. E il matrimonio non è basato sulla pietà. Y el matrimonio no se basa en la piedad. Ah, yo prenderò quella donna perché mi fa bene. No, que tú te casas con una mujer porque te da. Vero, fratello, no. No si sposa una donna per pietà o perché mi fa pena. No se casa uno con una mujer por piedad o por otra cosa. Se la donna viene a scoprire che tu l'hai sposato perché le fai pena. Si la mujer viene a descubrir que tú te casas con ella por pensar que. Allora le distrutta. La ha destruido. Porque se le aplaudirá y será disfruta por el resto de la su vida. Se dará cuenta y quedará destruida por el resto de su vida. Porque le esposado y tú no lo amas. Porque te casaste con ella sin amar. Mas todo lo que nosotros predicamos aquí es que el matrimonio es basado sobre el amor. Pero lo que predicamos aquí es que el matrimonio es basado sobre el amor. Si tú no amas un nuevo, no lo debes esposar. Si tú no amas a un hombre, no tienes que casarte con él. Si tú no amas una dote, no lo debes esposar. Y si tú no amas a una mujer, no debes casarte con ella. Porque cuando sus dientes comenzaron a caer. Porque cuando sus dientes empiezan a caer. Porque la boca prima era tutto pulita. Porque la boca antes era limpia. Vedete le vecchie nonne come no. Tu lo che la fai a sopportarla. Ven las ancianas como hacen si tú no la. O quando la mattina un giorno capiterà che non riuscirà a salire dal letto, tu lo devi prendere piano piano per portarlo al bagno. Quando non vuoi alzarsi dalla cama e tu lo devi llevarlo al bagno, lo harías? Mi raccontavano che un ragazzo ha avuto un incidente. Me contaban que un muchacho tuvo un accidente. No puede hacer niente, no puede andar en baño da solo. No puede hacer nada ni ir al baño. No puede sedersi en su gabinete. No puede sentarse aún. Ma debe fare i suoi bisogni. Pero debe hacer sus necesidades. ¿Quién se ocupará de lui? ¿Quién va a ocuparse de él? Si tú no lo amas, que la fai a curarlo. Si tú no lo amas, lograrías tú cuidarlo. No sé si mi seguite. Dovete tener en conto tutto questo. Tienen que tener en cuenta todo eso. Es por eso que parliamo del amor. Por eso es que hablamos del amor. Porque si tú no amas a qualcuno, no te la fai, fratello. Porque si tú no amas a alguien, no lo puedes hacer. Si tú no amas a qualcuno, sorella, no te la fai. Si tú no amas a alguien, no lo puedes hacer, hermano. ¿Es claro? Cuando la persona comincerà a. Te la fai a curarlo. Cuando no puedan ya caminar, puedes tú cuidarlo. Que la fai ad alzarlo la mattina, magari no riesce a lavarse la boca. Que la fai. Quizás no puede lavarse la su boca, tú lo harías tú. Lo fa chi lo puede fare. Lo puede hacer cuando tú amas. Es por esto que insistimos en esta cosa aquí. Por eso es que insistimos en esto. Porque todo esto fa parte del porque matrimonio. Todo esto hace parte del matrimonio. Es por eso que cuando vos siete fuera y guardate el matrimonio es un grande misterio. Por eso es que cuando ustedes están fuera y ven el matrimonio es un gran misterio. ¿Cuándo tornerai a casa? Cuando vuelvas a casa. Es que tu mujer no ha lavado el piatto. Y que tu mujer no ha lavado los platos. Es seduta lì arrabbiata. Y está sentada enojada. Y no te saluta manco. Y ni aún te saluda. ¿Cómo van a ser? Ti arrabbi? Te van a enojar. Tú dices, vado a mangiar un kebab fuori. Vas a comer fuera. O tú sistemerai la cosa. O tú arreglas el problema. Todo eso hace parte del matrimonio.
Paolo ha detto a Timoteo. Paolo dice a Timoteo. Tu mi devi imitar. Me debes imitar. Porque yo he imitado a Cristo. Como yo he imitado a Cristo. Es la única persona que yo te puedo considerar a imitar hoy. Y la única persona que yo te aconsejo que imites hoy. Y guardar a tu profeta. Es ver a tu profeta. Como él ha vivido con la novia. Como él vivió con su esposa. Y tú te la fai. Y tú lo lograrás. Allora, Brandon dice que mai essendo sposati. Brandon dice, pero estando casados. Ahora Brandon si vuole sposarsi, si vuole spiegarsi come si il matrimonio avviene. Brandon no quiere explicar cómo sucede el matrimonio. Ecco quando siete veramente sposati. Ahí es cuando están verdaderamente casados. Siete sposati quando fate voto uno all'altro. Están casados cuando dan el voto el uno al otro. Cuando io tu ti prometti alla ragazza. Cuando tú te prometes a la muchacha. Io ti amo. Que tú la amas. E la ragazza dice y anche io ti amo. Y ella dice que también ella te ama. Allora siete mariti e moglie davanti a Dio. Entonces son marido y mujer delante de Dios. Il matrimonio qui che noi celebriamo. El matrimonio que celebramos acá. È solo per darvi la licenza andate a vivere insieme nella pace del Signore. Es solo para permitirles que vivan juntos en la paz del Señor. Potete affittare la casa e dormite ora insieme. Pueden alquilar una casa y dormir juntos. Ma anche se il sì l'avete detto tra di voi. Aunque si el sí lo han hecho entre ustedes. Finché il matrimonio non è celebrato qui. Hasta que el matrimonio no es celebrado acá. Allora non potete stare insieme. No pueden estar juntos. È chiaro? Está claro. Anche se al comune il sindaco vi firma la carta. Aunque si el alcalde les firma el papel en el alcaldía. E vi mettete l'anello al dito davanti al sindaco. Y se pone el anillo delante del alcalde. Quando usciamo del sindaco vi ritiriamo l'anello. Cuando salimos delante del alcalde le vamos a poner. Perché il vero anello lo mettete quando c'è la benedizione del predicatore. Porque el verdadero anillo se pone cuando tienen la bendición del predicador. Es ahí que potete andar a estar insieme. Es ahí donde pueden ir a vivir juntos. Ahora ci sono quelli là che vivevano già insieme prima di conoscere la parola. Hay también los que vivían juntos antes de conocer la palabra. No possiamo dire a loro ora separatevi e andate a vivere da un'altra parte. No. No les podemos decir de separarse y ir a vivir a otro lado. Ma l'unica cosa che diciamo a loro, mettete il vostro matrimonio in regola. Lo único que les decimos es pongan su matrimonio en orden. Venite e abbiate la benedizione di Dio sul vostro matrimonio. Vengan y tengan la bendición de Dios sobre su matrimonio. Siete sposati quando fate un voto l'uno all'altro. Se han casado cuando dan un voto el uno al otro. Quando promettete uno all'altro che siete, quando promettete l'uno all'altro che prenderete l'uno all'altro, che se tomaranno l'uno all'altro, il giudice di pace potrebbe darvi una licenza. Il juez de paz potrebbe darvi un permesso. Sono i termini legali di vivere insieme come marito e moglie. Sono termini legali per vivere junto. Senza essere marito e moglie conviventi. Sin ser este marido y mujer que viven juntos. Ma cuando habéis prometido a esta ragazza. Pero cuando le prometieron a esa muchacha. Cuando tu uomo. Cuando tu hombre. Porque ci sono troppi disordini nelle chiese. Porque hay mucho desorden en la iglesia. Tu vedi una sorella. Tu ves a un hermano. Tu vedi un fratello. A un hermano. Promete a una ragazza ti sposerò. Que le promete a una mujer que se va a casar. La ragazza dice sì. La muchacha dice que sí. Domani. Al siguiente día. La ragazza dirà no, io non ti voglio più. Le dice que no lo quiere llamar. Y luego pure dirà no, io non lo voglio più, quella ragazza non mi piace. El hombre también dirá esa muchacha ya no me gusta. Ne troverà un altro. Va a encontrar otro. E gli fa la promessa. Y le da la promesa. Il paese è pieno di che cosa? Dice la Bibbia. Lleno de qué dice la Biblia que está la tierra. Di sussurra. De sussurra. Che cosa è una sussurra? Che è sussurra? Una sposizione. Una sociedad. Giusto? Il paese viene di sposizia. El país está lleno de sociedad. Tu entri in una chiesa. Tu entras a una iglesia. Vedi un fratello che ha promesso a una sorella. Ves a un hermano que le ha prometido a un hermano. E poi domani dice no, non lo voglio più. Y mañana ya no la quiere. E domani va a promettere un'altra sorella. Y
pasado mañana le promete a otro hermano. Se lo fue con él la primera vuelta, no pasa mano. Pero si lo haces conmigo, no te dejo pasar ni la primera vez. Porque debí pensar en vez de prima de iniciar y a frecuentar en la sobrera. Porque tienes que pensar bien antes de empezar a frecuentar el punto puesto es porque las personas no son enseñadas en queste cose. Y todo esto pasa porque las personas no han sido enseñadas en todo esto. Ho visto tante di queste cose qua nelle chiese. Yo he visto mucho de esto en las iglesias. I fratelli che vanno a fare porto di qua a parlare di qua ti amo, mi vuoi sposare? La sorella dice sì. Los hermanos que andan prometiendo y aquí por allá que las aman y dice sí. Ho visto una sorella. Vi una hermana che ha cambiato tanti fratelli. Que cambió muchos hermanos. Questo gli promette va bene, dopo dice no, quello non mi piace e rompe. Le promete a uno que sí, después dice que no le gusta. Después el otro le promete, dice sí, después le rompe. Después le promete a otro que sí y después lo deja. El país es lleno de abominación. La tierra está llena de abominación. Y Dios dice, no fate queste cose qua porque no voglio que el país sea riempito de abominación. Y Dios dice de no hacer eso porque uno quiere que sea llena la tierra. Si tú no sei sicuro de niente. Si tú no estás seguro de nada. Es mejor que tú no pares manco. Es mejor que aún no hables. No se promete y pues se rompe, se promete y se rompe, no. No se promete y se rompe, no. Porque el país estará lleno de susurros. Porque la tierra estará llena de susurros. Ok. Y dúdice de paz se podría dar una licencia. El juez de paz podría darle un permiso. Ma cuando avete promesso a esta ragazza. Pero cuando le han prometido a esa muchacha. Y esta, avete promesso a quel uomo. O le ha prometido a ese hombre. Che gli vivrete fedele, che vivirà fedele, e lo prenderete come vostro marito, e lo tomeranno come suo sposo. Allora siete sposati. Entonces son están casados. Ricordate lo spiegato la settimana scorsa. Ricordate che lo expliqué la settimana passata. Quando vi promettete l'uno all'altro, quando se prometten el uno all'altro, che vi sposerete, che se casaranno, davanti a Dio è legato. Delante de Dios están amarrados. ¿Habéis conocido la historia de Billy Paul? ¿Han conocido la historia de Billy Paul? El fratello Ariel. Si ha preso una ragazza. Se tomó una muchacha. Y ha dicho a su papá, vado a sposarlo. Y le dijo que iba a ir a casarse. Mi papá no le ha dado su acuerdo. Su papá no le dio su. E ha portato la ragazza. Trajo una muchacha. Sono andati a sposarsi davanti al giudice. Fueron a casarse delante del juez. El papá de la ragazza no era de acuerdo. El papá de la muchacha no estaba de acuerdo. Porque el papá debe dar su sí. Porque el papá tiene que dar su sí. El papá debe firmar la carta para decir sí, va bien. El papá tiene que firmar para decir que sí, está bien. Porque quella ragazza no es uscito de un árbol, viene de una familia. Porque esa muchacha no salió de un árbol, viene de una familia. Cuando fratello Branham voleva sposare Hope, ¿dónde andaba? Cuando el hermano Branham quería casarse con Hope. ¿Con quién? Ha preso Hope y ha andado para vivir con Hope. Tomó a Hope y fue a vivir con ella. ¿De quién ha andado? Sorella Liz. ¿Dónde fue? De genitor. ¿Dónde su padre? Ha andado a parar con el padre de la ragazza. Fue a hablar con el padre de la muchacha. Y ahora cuando el papá le ha dicho, sí, Branham, lo voy a ver. Y cuando el papá le permitió tenerla. Allora Branham poteva portare Hope dalla chiesa, farlo in matrimonio e farlo a vivere insieme. Entonces Branham podía ir al matrimonio, all'iglesia e poter vivere lui. Ma se voi non fate le cose correttamente. Pero si ustedes no hacen las cosas correctamente. Siete sempre lì. Van a estar siempre ahí. Non diciamo il matrimonio è una bella cosa quando è fatta bene. El matrimonio è bonito quando è hecho bien. Ok. Dunque, quando vi promettete? Quando se promette? Siete già sposati. Están già casati. E il resto noi ci riuniamo qui. El resto nos reunimos acá. E facciamo la benedizione nuziale. Y hacemos la bendición. Ora Branham dice a questo uomo. Y Branham le dice a ese uomo. La domanda potrebbe essere. La pregunta podría ser. Dovrei venire e essere risposato? Debería venir y ser casado de nuevo. Ah, lo he hecho davanti al giudice di pace 21 años.
decir, lo hice al Puente de Paz 21, hace 21 años. Va bien. El matrimonio pertenece a la casa de Dios. El matrimonio pertenece a la casa de Dios. Abraham dice, la pregunta podría ser, ¿dovrei venire a essere risposato? La pregunta podría ser, dice Abraham, venir y ser casado. Abraham dice, se volete. Abraham dice, si quiere. No haber niente en la tua mente que dia fastidio a la tua fede. No tener nada en tu mente que estorbe a tu fe. Se la tua fede, se nel tuo cuore ti condanna che non hai fatto nella casa di Dio. Si tu corazón te condena porque no lo has hecho en la casa de Dios. Per non lasciare spazio al nemico, mettiti in ordine. Para no darle espacio al enemigo, ponlo en orden. Dovrei venire a essere risposato. Debería venir y casarme de nuevo. Se volete. Si lo quieres. Non avere niente nella tua mente che dia fastidio alla tua fede. No tengas nada en tu mente que estorbe tu fe. Perché se c'è qualcosa là. Porque si hay algo. Non potete andare oltre quello là. No irán más allá de eso. Vi fermate proprio là. Se detienen ahí. Quando arriva quel punto di domanda. Cuando llega ese punto, ese punto de la pregunta. Ecco dove terminate proprio là. Ahí termina, ahí. Se avete una domanda su, ah, l'ho fatto con solo i giudici. Si tienen una pregunta que lo hicieron solo con no el. No c'era un predicatore che mi ha dato la benedizione del matrimonio. Que no había un predicador que me dio la bendición del matrimonio. Ho visto tanti fratelli che l'hanno rimesso in ordine. He visto muchos hermanos que lo han puesto en orden. Porque tantos enseñamientos son stati dati. Y Branham dice: quello que voi genitori avete fatto. Branham dice que lo que ustedes padres han hecho. Enseñate a vostri figli a non fare lo sbagliato come l'avete fatto voi. Enseñen a sus hijos a no hacerlo como lo hicieron ustedes. No es porque tú has preso una donna, sei andata a vivere con quella donna, que se tu figlio lo fa, devi stare lì a guardare. No que porque tú tomaste una mujer tienes que ir a vivir con ella. Debes enseñarle la vía justa. Tienes que enseñarle el camino correcto. Es por eso que estoy pasando por esta vía. Por eso paso por este lado. Hermano, que andiamo avanti. Y a medida que continuemos, vale, vamos a hablar de esto. Allora, ho messo qui. Puse acá. Que possiamo leggere Numeri capítulo 2. Que podemos leer número 2. L'avete letto? Lo han leído. ¿Cuántas personas lo han leído? ¿Cuántas personas lo han leído? Ok. Allora, parleremo hoy de. Vamos a hablar hoy. Estamos hablando de cuatro seres viventes. Estamos hablando de los cuatro seres vivientes. Voy a presentarles los cuatro seres viventes hoy. Y quiero presentarles los cuatro seres vivientes. ¿Habéis leído el número capítulo 2, vero? ¿Han leído el número 2? Lo abriremos todos insieme. Aprende la vuestra Biblia. Abran su Biblia en número 2. Vediamo. Numeri capitolo 2. Numero capitolo 2. Abbiamo visto che intorno al trono. Vimo che alrededor del trono. C'erano quattro esseri viventi. Habían cuatro seres vivientes. Che erano pieni di occhi dappertutto. Che estaban llenos de ojos por todo. E abbiamo capito che il trono. Y vimos que el trono. Mosè l'aveva fatto sulla terra. Moisés lo hizo en la tierra. Nell'Antico Testamento Mosè l'aveva già stabilito. En el Antiguo Testamento Moisés lo había establecido. Porque Dios lo había hecho ver en la gloria. Porque Dios lo mostró en la gloria. Y Dios le ha dicho lo que yo te he hecho ver en la gloria. Y le dijo que lo que él le mostró en la gloria. Tú scendi sulla terra. Tú bajas a la tierra. Y disponilo. Y lo dispone. Y cuando Moisés es sceso sulla terra. Y cuando Moisés bajó a la tierra. Ha fatto il tabernáculo. Hizo el tabernáculo. Y questo es el tabernáculo de Dios. Este es el tabernáculo de Dios. E abbiamo predicato molte volte sul tabernacolo di Dio. Y hemos predicado muchas veces sobre el tabernáculo de Dios. E abbiamo visto que Mosè ha fatto il tabernacolo que ha tre parti. Vimos que Moisés hizo el tabernáculo que tenía tres. Que c'è il cortile. Estaba en la sala. Il luogo santo. El corredor, el lugar santo. E il luogo santissimo. Y el lugar santísimo. Que noi chiamiamo il trono di Dio. Que llamamos el trono de Dios. E abbiamo capito che Dio vive qui nella terza parte. Y entendimos que Dios vive en la tercera parte. Perché la colonna di fuoco. Porque la columna de fuego. Quando scende. Cuando baja. Non rimane qua fuori.
No se queda fuera. No rimane nel luogo santo. No se queda en el lugar santo. Ma va directamente nel luogo santissimo. Sino que va directamente al lugar santissimo. E Branham ci ha insegnato che il cortile. Y Branham nos enseñó que la sala. E poi lo leggeremo. È nostro corpo. Es nuestro cuerpo. E il luogo santo. Y el lugar santo. È il nostro spirito. Es nuestro espíritu. E il luogo santissimo. Y el lugar santísimo. È la nostra anima. È nostra anima. E Dio abita nell'anima dell'uomo. Y Dios vive en el alma del hombre. Dio abita nel cuore dell'uomo. Dios vive en el corazón del hombre. Perché Dio ha scelto il cuore dell'uomo come il luogo di controllo. Porque Dios escogió el corazón del hombre como el lugar de control. Perché Dio per controllare il suo regno. Dios para controlar su reino. Ha scelto il cuore dell'uomo per poter dirigere l'uomo. Escogió el corazón del hombre para dirigir el hombre. Perché Dio vi parla dal vostro cuore. Porque Dios le habla de su corazón. Sentite una voce che si alza del vostro cuore e vi parla. Escuchan una voz que se levanta en su corazón y les habla. Perché Dio abita nel cuore dell'uomo. Porque Dios demora en el corazón del hombre. William Branham dice que Dios ha scelto el cuore dell'uomo. Branham dice que Dios escogió el corazón del hombre. Ma Satan ha scelto la mente dell'uomo. Y Satanás escogió la mente del hombre. Satan vi metterà tante idee in testa. Satanás les pondrá muchas ideas en la cabeza. Ma Dio vi manderà la sua parola dal vostro cuore. Pero Dios les mandará su palabra de sus corazones. E quando Mosè aveva stabilito il trono nel deserto. Y cuando Moisés estableció el trono, Dio le ha detto che il trono deve essere protetto. Dios le dijo que el trono debía ser protegido. Il trono di Dio deve essere protetto. El trono de Dios tiene que estar protegido. I guardiani devono proteggere il trono. Los guardianes tienen que proteger el trono. E un trono per essere ben protetto le guardie devono essere dappertutto. Y para estar bien protegido un trono, los guardias tienen que estar por todos lados. E abbiamo fatto l'esempio. Hicimos el ejemplo. De un paese. De uno stato. De un, sí, un paese. Se voi prendete gli Stati Uniti d'America. Si ustedes toman los Estados Unidos. Quei paesi potenti che fanno tanti armi. Esos países poderosos que hacen muchas armas. C'hanno quello che si chiama radar. Y él, lo que se llama radar. Che gira intorno al paese per far vedere tu, per, se un nemico vuole entrare lo vedono subito. Che dà vuelta per il paese, por si un nemico entra ellos lo vengono. Allora Dio pure. Y Dios también. Come questo è il suo regno. Como este es su reino. Perché il regno di Dio. Porque el reino de Dios. Gesù ha detto ai farisei. Jesús le dijo a los fariseos. No vi diranno che il regno di Dio è qui. No dirán que el reino de Dios está aquí. No dirán que el reino de Dios está aquí. No dirán que el reino de Dios está acá. No dirán que el reino de Dios es dentro de vos. Sino que dirán que el reino de Dios está dentro de vos. Dunque, el reino de Dios es un fratello. Entonces, el reino de Dios es un hermano. El reino de Dios es una sorella. El reino de Dios es un hermano. El reino de Dios es Dios sentendo en el uomo. El reino de Dios es Dios bajando en el hombre. Es el Espíritu Santo prendiendo control de la tua vida. Es el Espíritu Santo tomando control de tu vida. Y cuando los apóstoles. Y cuando los apóstoles. Han chiesto a Jesús, enséñate a pregar. Le preguntaron a Jesús de que le enseñara a orar. Jesús no le ha dicho a loro, cuando pregaste, dite, Señore, dame el lavoro, dame i soldi. No. Jesús no les dijo que cuando oraran pidieran dinero o trabajo, no. Jesús ha dicho, son los paganos que piden estas cosas qua. Jesús dijo, son los paganos los que piden eso. Porque vuestro Padre Celeste sabe que vos dovete mangiare. Porque el Padre Celestial sabe que tienen que comer. Lo sabe, ¿no? Lo sabe. Dunque, él abrirá una puerta y vos mangerete lo stesso. Él abrirá una puerta y ustedes comerán de todas maneras. Ma Jesús ha dicho a loro, cuando pregaste. Pero Jesús les dijo, cuando ustedes oren. ¿Qué cosa debono dire? ¿Qué tienen que decir? La preghiera cuál es, ¿cuál es la oración? ¿Qué? Padre, ¿cómo es? Venga tu reino. Venga tu reino. Que el tu reino viene. Que tu reino venga. Que el tu reino viene sulla terra. Que tu reino
reino venga en la tierra. Que el tuo reino viene sulla terra. Que tu reino venga a la tierra. En la tierra, segundo fratello Branham. Y la tierra, según hermano Branham. Cuando la hemos predicado qui. Cuando hemos predicado. Abbiamo visto que la tierra de cui si parla siete voi, gli uomini. Vimos que la tierra del cual habla son ustedes. Los que el tuo reino viene. Que tu reino venga. Y que la tua volontà. Que tu voluntad, que es fatto in cielo, que se hace en el cielo, sea fatta sulla terra, sea hecha en la tierra. Que la tua volontà, que tu voluntad, vuole dire que la tua parola, quiere decir que tu palabra, se adempi nella mia vita. El reino de Dio, Jesús dijo que el reino de Dios, no viene in modo a come a tirare gli sguardi, no viene para llamar la atención. No me dirán, ecco qui il regno. No le dirán este. Ecco qui il regno. Ecco qui il regno. No. No. Gesù ha detto, il regno di Dio è dentro di voi. Gesù dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dunque il trono di Dio siete voi. Entonces el trono de Dios son ustedes. Allora se voi siete il trono di Dio. Si ustedes son el trono de Dios. Perché la regina di Inghilterra. La reina de Inglaterra. Comanda i suoi sudditi dal suo trono. Ella manda su, su sudditi del suo trono. Si siente sul suo trono. Se siente in suo trono. E fa le leggi. Y hace las leyes. E i suoi sudditi vanno secondo le sue leggi. Y sus súbditos se mueven de acuerdo. Se tu sei un sudditi del regno di Dio. Si tu eres un súbdito del reino de Dios. Allora la parola di Dio influenza la tua vita. La palabra de Dios influencia tu vida. Dios se alza de tu cuore. Dios se levanta de su corazón. Dios es seduto qui. Dios está sentado. E influencia el tuo spirito. Influencia tu espíritu. E influencia anche il tuo corpo. Y influencia también tu cuerpo. Affinché tutto il regno sia sottomesso a Dio. Para que todo el reino esté sometido a Dios. E per questo che fratello Branham dice. Por eso es que hermano Branham dice. Que voi potete vivere oggi senza peccare. Que ustedes pueden vivir hoy sin pecar. Porque la palabra de Dios está dentro de vuestro cuore. Porque la palabra de Dios está establecida en su corazón. Allora, como noi ora abbiamo identificato el trono que Mosè aveva fatto nel deserto. Y como hemos visto el trono que Mosè hizo en el desierto. Es que Dios per abitare nel suo popolo stava qui nel luogo santissimo. Y Dios para demorar en su pueblo estaba en el lugar santísimo. Fin qui ci siamo. Ora Dio vuole che il trono sia protetto. Dios quiere que el trono sea protegido. Affinché il nemico non viene per portare via il trono. Para que el enemigo no venga y llevarse el trono. Allora per proteggere il trono. Y para proteger el trono. Dio ha detto a Mosè prendi 12 tribù. Dio le dijo a Mosè que tomara las 12 tribù. Come il tempio ha 4 parti, 1, 2, 3, 4. Come il templo tiene 4 partes. Allora ha detto prendi 10 tribù e divisi per 4. Toma las 12 tribus y divide las en 4. Allora, 12 por 4, 3. Quedan 12 por 4, entre 4, 3. Allora, 3 tribus de ogni parte. 3 tribus por cada lado. Per proteggere il trono di Dio. Para proteger el trono de Dios. Affinché cuando el enemigo viene dall'est, perché qua è l'est. Cuando el enemigo venga dall'est. Allora, la tribu, le 3 tribus che sono qua, devono difendere la porta del trono. De ese lado deben defender esa puerta del trono. Si el enemigo viene de aquí, loro lo ven. Si el enemigo entra por este lado, ellos lo ven. Porque lui è la faccia del leone. Porque él es el rostro del león. E ha gli occhi dappertutto. Y tiene ojos por todo lado. E dal sud abbiamo ancora 3 tribù. En el sur hay otras 3 tribus. Al oeste abbiamo 3 tribù. Al oeste otras 3 tribus. E al nord abbiamo anche 3 tribù. Y al norte otras 3 tribus. E loro sono intorno al trono per proteggere il trono di Dio. Y ellos están alrededor del trono para proteger el trono. E abbiamo visto che il trono di Dio è l'uomo. Y vimos que el trono de Dios es el hombre. È la sposa. Es la esposa. Dunque la sposa deve essere protetta dai 4 esseri viventi. La esposa debe estar protegida por los 4 seres vivientes. Ok, partiamo di qua nella semplicità, cercheremo di le leggiamo insieme, prendete le vostre Bibbie. Leamos juntos y toman su Bibbia. Numeri capitolo 2, numero 2. Dal primo versetto. Del primer versetto.
L'Eterno parlò ancora a Mosè ed a Aaron dicendo: Avrò che va Moisés e Aaron dicendo: I figli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Dunque c'è una bandiera. Hay una bandera. Ogni tribù ha una bandiera. Cada tribu tiene una bandera. La Bibbia dice quando il nemico viene come un fiume. La Biblia dice que cuando el enemigo venga como un río. L'Eterno alza che cosa? Che levanta Jehová? Una bandiera. Una bandera. Sotto quale bandiera noi abbiamo combattuto noi? Bajo qué bandera hemos combattuto noi? Sotto quale bandiera hanno combattuto i nostri fratelli? Bajo qué bandera han combattido nuestros hermanos? Lutero, sotto quale bandiera ha combattuto? Lutero, bajo qual bandera salió? L'uomo. Dunque oggi io non posso combattere sotto la bandiera dell'uomo perché non funziona oggi. Hoy no puedo combattere bajo la bandera del hombre porque no funciona. Sotto quale bandiera noi combattiamo? Bajo qual bandera combattiamo? L'Aquila. Bajo la bandera del perché il nostro tempo è più pericoloso del tempo di Lutero. Porque nuestro tiempo es más peligroso que el tiempo de Lutero. Ci vuole la percezione dell'Aquila. Se necesita la percepción de la per poter vedere le cose chiare. Para ver las cosas claras. Ascoltavo un messaggio questa notte. Escuchaba un mensaje esta noche. E questo messaggio si chiama accendere la luce. Y este mensaje se llama encendiendo la luz. E all'inizio del messaggio. All'inizio del mensaje. Fratello Branham parla di una montagna che si trova da qualche parte in Arizona. Hermano Branham habla de una montaña que se encuentra en Arizona. E gli indiani lo chiamano la montagna della superstizione. Y los indios la llaman la montaña de la superstición. E hanno paura di quella montagna. Y tienen miedo de esa montaña. Perché c'è un buio, buio immenso che è lì. Porque hay una gran oscuridad en ese lugar. C'è un'oscurità terribile. Hay una gran oscuridad. E hanno paura di avvicinarsi là. Tienen miedo de acercarse. E lo chiamano la montagna della superstizione. Y la llaman la montaña de la superstición. Ma William Branham dice: anche io mi sono messo lì per vedere che cosa è questa superstizione di cui tutti hanno paura. Y Branham dice que también él fue ahí para ver qué es esta superstición. Ha detto: mi sono messo là dalla mattina. Dice que se quedó ahí desde la mañana. E guardava questa montagna dove c'è un'oscurità terribile. Y miraba esa montaña donde hay una gran oscuridad. Quella oscurità faceva paura alle persone. Esa oscuridad le daba miedo a las personas. E Branham dice: io mi sono messo là tranquillamente. Y Branham dice que él se quedó ahí tranquilo, tranquilo. E osservavo quella montagna e l'oscurità. Y miraba esa montaña en la oscuridad. E a un certo momento. A un cierto momento. Il sole lo... salió el sol. Quando il sole si è alzato, quando si levantò il sole, il sole comincia a diventare più forte. Empieza a hacerse más fuerte. E allora l'oscurità se ne è andata. L'oscurità se fue. E non c'era più. Y no había nada. È diventato più chiaro. Se hizo claro. E Branham dice. Y Branham dice. Quando il sole si alza. Cuando el sol se levanta. Toglie tutti i dubbi. Quita todas las dudas. Toglie tutte le oscurità. Todas las oscuridades. Tutto quello che noi non siamo riusciti. Todo lo que nosotros no hemos logrado. Tutto quello che era un po' storto per noi una volta. Todo lo que un tiempo era un poco no claro. Quando viene il sole della giustizia che è Cristo. Cuando viene el sol de la justicia, el cual es Cristo. Deve essere chiaro. Tiene que estar claro. Perché il sole è naturale. Porque el sol natural. Vedete queste lampade qua. Ven estas lámparas. Se noi togliamo il tetto. Si quitamos el techo. No sentirete manco più la loro presenza perché la luce del sole è più forte. No verán su presencia porque la luz del sol es más fuerte. E Cristo. Y Cristo. Quando i sigilli sono aperti. Cuando los sellos fueron abiertos. La parola di Dio. La palabra de Dios. È diventata chiara. Se hizo clara. E per questo che le piccole dottrine, queste quali dobbiamo vedere in un sacchetto e parlare delle cose chiare. Por eso es que toda la pequeña doctrina hay que ponerla aparte y hablar de las cosas claras. Abbiamo letto qui nel libro di Apocalisse 22. Leímos aquí en Apocalipsis 22. Leggete con me sempre. Lea conmigo. Apocalisse 22. Apocalipsis 22. Voglio leggervi qualcosa lì. Quiero leerle algo. Prendete vostra sempre la Bibbia, perché sono delle cose che dovete leggere. Dal primo versetto. Apocalipsis.
Apocalipsis 22, del primer versículo. ¿Qué cosa está escrito ahí? ¿Qué está escrito ahí? Poi mi mostró el fiume puro del agua de la vida. Después me mostró un río limpio de agua. Límpido como cristal. Resplandeciente como cristal. L'acqua è limpido come cristallo. L'acqua è limpia come cristallo. Che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Como cristal, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero. Dunque l'acqua che usciva dal trono. Entonces el agua que salía del era chiara. Era un agua clara. E pura. Pura. Non c'è più, non c'è più l'ombra. Se tu guardi nell'acqua, tu puoi vedere la terra, tutto è chiaro. Si tu ves al agua, mira la tierra, porque todo está claro. L'acqua che sgorgava è un'acqua pura. L'acqua che fluía era un'acqua pura. Oh, Gesù si è presentata come l'acqua di vita, vero? Y Jesús se presentó como el agua de vida. E sappiamo che l'acqua è la parola di Dio. Sabemos que el agua es la palabra de Dios. Dunque, ¿cómo si troviamo en Apocalipsis 22? Entonces, como vemos en Apocalipsis 22. L'acqua che usciva dal trono di Dio. El agua que salía del trono de Dios. L'acqua che usciva dal trono di Dio, mi seguite? Me siguen, el agua que salía del trono de Dios. L'acqua deve essere chiara. El agua tiene que ser un agua clara. Deve essere pura. Pura. Debe ser una predicación que vi mete en ordine. Tiene que ser una predicación que nos pone. Dove quando voi ascoltate la parola di Dio non siete più a pensare, oh, perché così? No, la risposta lo dobbiamo avere oggi. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios no deben ponerse a pensar, pero la respuesta. Allora è stato detto a Mosè. Se le fue dicho a Moisés. Di prendere 12 tribù. De tomar las 12 tribus. E di mettere 3 da ogni parte. Y poner 3. E quando voi leggete la vostra Bibbia, quando ustedes leen su Biblia, al nord è stato detto di mettere Dan, se dijo di poner Adán, a sé e Neftali, Adán a sé e Neftali, e la bandiera di Dan, perché è Dan che comanda al nord, è Dan che governa al nord, perché tutte le due tribù che sono sotto di Dan. La otra dos tribus que están bajo de Dan. Si meten sotto la bandera di Dan. Se ponen bajo la bandera de Dan. E Dan è l'aquila. Y Dan es el águila. E quando noi arriviamo all'oeste. Y cuando llegamos al oeste. Noi vediamo Efraim. Vemos a Efraim. Beniamino. Benjamín. E Manasè. Y Manasés. Che la bandera di Efraim. La bandera de Efraim. È il vitello. Es el buey. Quando veniamo al sud. Quando veniamo al sud, vediamo che c'è Rubén, sta Rubén, Simeone e Gad. Gad. E la loro bandiera è Simeone che comanda qui. È Simeone che governa lì. Queste due tribù sono sotto la bandiera di Simeone. Queste due tribù stanno bajo la bandiera di Simeone. E voi sapete che in ogni bandiera ci sono dei simboli, vero? Ustedes saben che in cada bandiera hay simboli. Se voi venite a Piacenza, Piacenza ha la sua bandiera. Piacenza tiene su bandera. Vero, Piacenza non ha una bandiera. E dentro c'è un simbolo. E dentro hay un simbolo. Dunque quel simbolo è il simbolo della città di Piacenza. Ese es un símbolo de la ciudad de Piacenza. E il simbolo di Rubén. Y el símbolo de Rubén. È l'uomo. Es el hombre. Perché è l'uomo? Perché è l'uomo? Faremo ora la domanda a fratello Abraham. Vamos a hacerle la pregunta al hermano Abraham. Qui abbiamo visto che qui ci sono tre tribù a est. Vimos que hay tres tribus al este. C'è Giuda, Isaacar e Zabulon. E qua il capo di queste tre il jefe di esos tre è Giuda. È Giuda che comanda qui. È Giuda che manda lì. E il simbolo di Giuda e il simbolo di Giuda è il leone. Es el león. Questo lo sappiamo tutti. Eso lo sabemos todos. Perché quando leggiamo le benedizioni. Quando leemos la bendición. Quando Giacobbe stava dando le benedizioni ai suoi figli. Quando Jacob bendecía a sus hijos. Leggiamo, mi sembra. Prendiamo le benedizioni. Génesis 49. Génesis 49. Dal primo versetto. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: chiamò Giacobbe a suo figlio e disse: radunatevi, un
perché io vi annuncio ciò che vi accadrà nei giorni a venire. Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Razonatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Date ascolto a Israel, vostro padre. Y escuchad a vuestro padre Israel. Ruben. Ora Giacobbe sta pronunciando le benedizioni sui suoi figli. Jacob está pronunciando las bendiciones sobre sus hijos. È iniziato dal primo genito. Ha detto Ruben, dijo Rubén, tu sei mio primogenito, tu eres mi primogenito, la mia forza, mi fortaleza, la primizia del mio vigore, y el principio de mi vigor, eminente in dignità e eminente in forza, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso come l'acqua, impetuoso como las aguas, tu non avrai la preeminenza, no serás el. Giacobbe le ha tolto il diritto di primogenito. Jacob le quitò il diritto di primogenito. Perché le ha tolto il diritto di primogenito? Perché se lo quitò? Perché è andato a letto con la moglie di suo padre. Perché se metió con la moglie di suo padre. Dunque tutti quei spiriti che voi vedete che girano oggi hanno iniziato già dalla Genesi. Entonces todo ese espíritu que ustedes ven hoy ya iniciaron desde Génesis. Impetuoso como el agua. Impetuoso como las aguas. Tú no avrai la preeminencia. No serás el principal. Vuole dire que Rubén, tú no avrai el derecho de primogénito. Rubén no tendría el derecho de primogénito. Según el derecho de primogénito. Según el derecho de primogénito. Es Rubén que debe ser el rey de Israel. Es Rubén quien tiene que ser rey de Israel. Ma il suo padre le ha tolto questo diritto. Pero su padre le quitó ese derecho. Perché? Perché è salito sul letto di suo padre. Porque subiste al lecho de tu padre. Impetuoso come l'acqua. Impetuoso como las aguas. Tu non avrai la preeminenza. No serás el principal. Perché sei salito sul letto di tuo padre. Pero cuando subiste al lecho de tu padre. E l'hai profanato. Entonces te envileciste. E gli è salito sul mio letto. Subiendo mi estrado. Allora il suo padre gli ha tolto il diritto di primogenito. Su padre le quitó el derecho de primogenito. E per questo che il fratello Branham ha detto che Rubén è la faccia di Dio. Por eso hermano Branham dijo que Rubén es el rostro del hombre. Perché? Perché? Perché è salito sul letto di suo padre. Porque subió sul lecho de su padre. Lo leggiamo prima di andare avanti. Lo vamos a leer antes de continuar. Ho cercato il messaggio un po' in italiano e non l'ho trovato. Ma lo... Quel messaggio in italiano non lo incontré. Nell'opuscolo il trono di misericordia. E nel messaggio il trono di misericordia. L'ho preso in francese. Sotto me in francese. Lo leggiamo insieme. Lo vamos a leer junto. Il trono di misericordia e di giudizio. En el mensaje el trono de misericordia y de juicio. Dal paragrafo 317. Del paragrafo 317. Ora guardate qui. Vean acá. Dal lato est. Del lato est. All'oriente. All'oriente. Quale sorte di faccia ha visto? Qual rostro? Quale faccia ha visto? Qual rostro vio? L'avete notato? Lo hanno notato. Era un leone. Era un león. Era cuervo. Era ese. La bandiera. La bandera. Era la bandiera. La bandiera di Giuda. Era la bandera de Judá. E Gesù è uscito della tribù di Giuda. E Gesù salió della tribù di Giuda. Ed è il leone della tribù di Giuda. Ed è il leone della tribù di Giuda. È vero. È verità. Paragrafo 320. Paragrafo 320. Tutti quelli che hanno letto la Bibbia. Todos los que han leído la Biblia saben que Dan es un águila. Saben que Dan es un águila. Es vero. Él era un águila. Él era un águila. Leyete la Biblia. Él era un águila. Lean la Biblia que él era un águila. Parágrafo 321. Parágrafo 321. Pero Rubén era el uomo. Era el hombre. Él era el primogénito. Él era el primogénito. Y più malvado di tutti. El más malvado de todos. Rubén, el primogénito. Rubén era el primogénito.
evangelio. Ma il più malvagio di tutti. Pero el más malvado de todos. Jacob no lo ha detto in Genesi 49. No lo dijo Jacob en Génesis 49. ¿Qué cosa ha detto Jacob en Génesis 49, versículo 1? ¿Qué dice Jacob en Génesis 49:1? Ecco qua. Lo leggiamo in italiano, l'abbiamo letto qua, ma lo leggiamo di nuovo. Robert dice Jacob non lo dice in Genesi 49. No lo dice Jacob in Genesi 49. Ruben, versetto 3. Tu sei il mio primogenito. Tu eri il mio primogenito. La mia forza. Mi fuerza. La primizia del mio vigore. Y el principio de mi vigor. Impetuoso, eminente in dignità e eminente in forza. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso come l'acqua. Impetuoso como las aguas. Tú no avrai la preeminencia. No serás el principal. Perché sei salito sul letto di tuo padre e l'hai profanato. Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Egli è salito sul mio letto. Entonces te envileciste. È uscito con la moglie di suo padre. Salió con la esposa de su padre. È uscito con la moglie di suo padre. Salió con la esposa de su padre. Se leggete la Bibbia, non mi ricordo più quale delle quattro, ma uno di loro, Ruben è uscito con lei. Ruben salió con lei. E suo papà gli ha detto, questo ti toglie il diritto di primogenito. E suo papà le dijo che eso le quitava il derecho di primogenito. Ruben era l'uomo. Ruben era l'uomo. Egli era il primogenito. Él era el primogénito. Il più malvagio di tutti. El más malo de todos. Giacobbe non lo dice egli in Genesi 49. No lo dijo Jacob en Génesis 49. Versículo 3, andiamo a leggere ora. Versículo 3 che abbiamo leído hoy. Egli ha vissuto con la concubina di suo padre. Él vivió con la concubina de su padre. Questa è l'immoralità dell'essere umano. Esa es la inmoralidad del ser humano. L'animale. El animal. Il leone. El león. E tutti gli altri animali. Y todos los demás animales. Non hanno niente di morale. No tienen nada de... Ma l'uomo sì. Pero el hombre sí. Va con la moglie di suo prossimo. Va con la esposa de su propio. L'uomo. El hombre. Può uscire con la moglie di suo prossimo. Salir con la mujer de su propio. Se voi andate nella foresta. Si ustedes van al bosque. Vedete que el león va con la sua, la moglie leone. No si cambia niente. Ven que el león va con su... con la leona. Ma gli uomini. Pero los hombres. Ah. Se tu lasci tua moglie subito, un altro uomo va con lei subito. Si tu dejas tu esposa, otro hombre va con ella. È l'immoralità dell'uomo. Es la inmoralidad del hombre. E questo ha caratterizzato Ruben. Y eso caracterizó a Rubén. E per questo che fratello Branham l'ha messo là, la faccia dell'uomo. Por eso es que hermano Branham lo puso ahí. Egli ha vissuto con la concubina di suo padre. Él vivió con la concubina de su padre. L'immoralità dell'essere umano. La inmoralidad del ser humano. L'animale. Il leone e tutti gli altri animali non hanno niente di morale. El animal y los demás, el león y los demás animales no tienen nada. Ma l'uomo sì. Pero el hombre sí. Egli va con la moglie di suo prossimo. Él va con la mujer de su prójimo. E lui sa che la ragazza è sposata. Él sabe que la muchacha está casada. Ma le gira intorno. Pero está ahí detrás. Per fare una coppia. Para enamorarlo. Oggi non rispettano manco più l'anello al dito alle donne. Hoy no respetan aún el anillo que tienen las mujeres. Anzi ti dicono di togliere l'anello così non sanno manco che sei sposato, sei in aria. Te dicen más bien de quitarte el anillo así no saben que estás casado. Oh, un uomo ti vede e ti dice, va bene, sei sposato, ma che cosa fa? Y un hombre te mira y te dice, estás casada, pero ¿qué tiene? Io sarò la gota di scotta. Yo seré la llanta de respuesta. Se tuo marito ti lascia, si tu esposo ci sono io. Io faccio la ruota di scotta per te. Hago, yo seré la llanta de nel matrimonio non c'è ruota di scotta. Nel matrimonio non hai llanta de respuesta. Finché morte non vi separa. Es hasta que la muerte lo separa. E Ruben è la faccia dell'uomo. Ruben è il rostro dell'uomo. L'immoralità dell'uomo. La inmoralidad del hombre. Ok, allora ritorniamo a prendere il nostro trono. Volvamos a tomar el trono. Allora, no, leggiamo qualcosa sempre. Avete sempre la Bibbia aperta in Genesi 49. Ok, leggiamo un po' le benedizioni di Giacobbe ai suoi figli. Leamos la bendición de Jacob a sus hijos. Il versetto 5. El versículo 5.
Simeone e Levi. Simeone e Levi. Sono fratelli. Sono hermanos. Le loro spade sono strumenti di violenza. Armas de iniquidad, sus armas. Non entrino l'anima mia nel loro consiglio. En su consejo no entre mi alma. Non si unisca la mia gloria alla loro adunanza. Ni mi espíritu se junte a su compañía. Poiché nella loro ira hanno ucciso degli uomini. Porque en su furor mataron hombres. E nella loro capacità hanno tagliato i garretti e i tori. Y en su temeridad desjarretaron toros. Maledetta la loro ira. Maldito su furor. Perché è stata violenta. Che fue fiero. E il loro furore perché è stata crudele. Y su ira porque fue dura. Io le dividerò in Giacobbe e le dividerò in Israele. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeone e Levi. Simeone e Levi. Che cosa hanno fatto Simeone e Levi? Che hizo Simeone e Levi? Chi si ricorda la storia? Chi si ricorda la storia? Hanno ucciso il popolo. L'uomo che ha diventato la loro sorella. Sì, sì. Sì, sì. Come si chiamava la loro sorella? Come si chiamava suo hermano? Dina. Dina. Perché Giacobbe aveva 13 figli. Aveva 13 figli. Perché ha 12 maschi. Tenía 12 varoni. E una femmina. E una mujer. Perché nella Bibbia le donne non si contano troppo. Nella Bibbia le mujeri non si contano. E avevano una sorella. E tenía una hermana. Che si chiama Dina. Che si chiamava Dina. E un giorno. E un día. Dina è uscito dalla casa di suo padre. Dina salió de la casa de su padre. Per andare a salutare tutte le altre ragazze del paese. Para ir a saludar a las demás muchachas. State attento a quello che fanno. Tengan cuidado a lo que hacen. Dina è uscita dalla casa di suo padre. Dina salió de la casa de su padre. E voleva avere comunione con le altre chiese. Y quería tener comunión con las otras iglesias. Perché la donna nella Bibbia è sempre una chiesa. Porque la mujer en la Biblia siempre es una iglesia. È uscita dalla casa di suo padre. Salió de la casa de su padre. E Giacobbe era un profeta. Jacob era un profeta. Invece di rimanere con il profeta che ha la parola, en vez de quedarse con el profeta que tiene la palabra, Dina è uscita dalla casa di suo padre. Dina salió de la casa de su padre. Quella chiesa è uscita dalla casa del profeta. Esa iglesia salió de la casa del profeta. E voleva avere comunione con tutte le altre ragazze del paese. Y quería tener comunión con todas las demás muchachas. Avete letto la storia della Bibbia? La ha leído. Chi l'ha letto? ¿Quién la ha leído? Prendiamola, se la prendiamo e la leggiamo. Poi andiamo avanti. Il capitolo qual è? Mi sembra il capitolo 34. Dal primo versetto. 30, capitolo 34 del primo versetto. Oh Dina! La figlia che lei aveva partorito a Giacobbe. Dina, la hija de Lea, uscì per vedere le figlie del paese. Salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba dando a luz. È uscita per andare a avere comunione con le altre ragazze del paese. Salió a tener comunión con las otras mujeres del paese. E quando è uscita dalla casa di suo padre per andare a avere comunione con le altre figlie. Y cuando salió de la casa de su padre para tener comunión con las demás. Per avere comunione con le altre chiese del paese. A tener comunión con las otras iglesias del país. Ma loro vivevano en un paese que se llama Siquem. Ellos vivían en una tierra, un país que se llama Siquem. E quelli abitanti di quel paese, Jacob era un extranjero en medio a loro. Jacob era un extranjero en medio de ellos. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Siamo qui, ma la nostra cittadinanza non è qui. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía no es. Allora lei pensava che quella gente erano i suoi fratelli e sorelle. Y ella pensaba que esa gente eran sus hermanos y hermanas. E voleva andare a avere comunione con loro. Y quería tener comunión con ellos. Gesù ha detto: come fanno due persone a camminare insieme se non sono d'accordo? Jesús dijo: ¿cómo caminan dos juntos si no están de acuerdo? Paolo l'ha già capito prima di noi. Pablo lo había entendido ya antes. Cuando ha visto i farisei. Cuando vio los fariseos. E i saducei. Y los saduceos. Que si sono hanno fatto il loro consiglio per giudicarlo. Que hicieron un consiglio para juzgarlo. Allora Paolo ha guardato e ha detto: non sono fariseo figli di farisei.
fariseo. Pablo vio y dijo que era un fariseo, hijo de fariseo. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en la resurrección de los muertos. ¿Cuándo ha hecho quella dichiarazione? ¿Cuándo dijo eso? El Consiglio Mondiale si è diviso in due subito. El Consiglio Mundial se dividió en dos. E per questo che predichiamo queste cose per sistemare bene le cose. Por eso es que predicamos esto para arreglar bien todo esto. Siamo fratelli, ok, tutto va bene. Somos hermanos, está bien todo. Ma quando io dirò. Pero cuando yo diga que Dios no puede mandar dos profetas mayores insieme sulla terra, que Dios no puede mandar dos profetas juntos, allora crea confusión. Eso crea confusión. La comunión se divide subito. La comunión se rompe rápido. Porque si yo me siento a tavolo con un fratello, porque si yo me siento a la mesa con un hermano, él me dice que la ciudad que debe scendere dalla gloria, y me dice que hay una ciudad que debe bajar de la gloria, es una ciudad física y natural. Que es una ciudad física natural. Que si debe puesto sobre la tierra aquí y allá. Que debe bajar y quedarse en la tierra en este lugar. Él me dice que el mar sparirá. Y que dice que el mar va. Yo le diré que el mar estará siempre allí. Yo le diré que el mar estará siempre ahí. Yo diré que el mar de Cristo está hablando Apocalipsis, no es el mar que no estamos viendo allá. Le diré que del mar que habla Apocalipsis no es el mar que tenemos aquí. Vedete que la comunión se finisce allí subito. Ven que ahí termina rápido la comunión. Perché non possiamo fare più finta, fratello. Perché non possiamo fingere, hermano. Perché se tu fai finta, si tu finges, tu devi ingoiare quello che dicono loro. Debes tragarte lo che ellos dicen. E tu non puoi dire niente perché amore fratello. Y tú no puedes decir nada por el amor. No, el amor fraterno es que tú debes decir cómo lo pensi te. El amor fraternal es que tú tienes que decir cómo la crees tú. Como diceva un fratello. Como decía un hermano. Cuando ci vediamo. Cuando nos vemos. Dobbiamo dire le cose su quale siamo d'accordo. Tenemos que decir solo lo que estamos de acuerdo. Siamo d'accordo sulla parola. Estamos de acuerdo en la palabra. E lasciamo parlare la parola di Dio. Y dejemos que hable la palabra de Dios. Se la parola dice qualcosa. Si la palabra dice algo, prendiamo la interpretación profética. Tomamos la interpretación profética. E risolviamo il problema. Y resolvemos el problema. Ah, el amor que abbiamo noi oggi è al di là dell'amore che Gesù aveva per i farisei. El amor que tenemos hoy nosotros va más allá que el amor que Jesús tenía para los fariseos. Perché Gesù non amava così tanto i farisei. No, come noi facciamo oggi. Jesús no amaba mucho a los fariseos. Ah, no. Sono venuti a trovare Gesù. Vinieron a verlo a él. ¿Con qué autoridad fai tutte queste cose? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces todo esto? Jesús ha fatto così. Jesús nos miró. Anche io gli faccio una domanda. Y le dijo, también yo les hago una pregunta. Il battesimo di Giovanni. El bautismo de Juan. ¿Viene da Dio o dai uomini? ¿Es de Dios o de los hombres? Se rispondiamo dai uomini. Ellos dijeron, si decimos que de los hombres. Il popolo ti manderà delle pietre. El pueblo nos apedreará. Se diciamo que viene da Dio. Y si decimos que viene de Dios. Lui ti dirà perché non ci avete creduto. Él dirá, ¿y por qué no le creyeron? Hanno preso le loro valigie. Tomaron sus valijas y se fueron. Gesù ha voluto conquistarlo. Jesús quiso conquistarlo. No. Gesù ha presentato loro la parola. Jesús les presentó la palabra. E la parola le ha mandati via. Y la palabra los echó fuera. Ma che cosa facciamo noi oggi? Pero ¿qué hacemos hoy? Mettiamo la nostra posizione nella valigia. Echamos nuestra posición. E vogliamo stare sulla posizione degli altri. Y queremos quedarnos en la posición de los otros. No, fratello. No, hermano. Questo si chiama ipocrisia spirituale. Es ipocresía espiritual. Devi dire chi sei realmente. Tienes que decir quién eres realmente. Realmente chi sei. Realmente quién eres. Io credo che il rapimento non è come predicare nelle chiese del messaggio. Devo predicarlo così. Yo creo que el rapto no es como lo predican en las iglesias del mensaje. Yo no predico el rapimento como lo predican los pentecostales. Yo no predico el rapto como lo predican los pentecostales. Y pentecostales son tantos en el mensaje de la hora. Hay muchos pentecostales en el mensaje de la hora. ¿Eh? No, dobbiamo essere d'accordo. No, yo no sono d'accordo su. Fin que no es profético, yo no lo creo. Hasta que no sea profético, yo no creo. Si esto fará así que tú no me saludarás, va bene, no me saludas. Si por esto tú no me saludas, está bien que no. Tanto i farisei non è che salutavano Gesù, anzi. La Bibbia dice che facevano così. Avevano stridore di dentro. La Bibbia dice che tenían e cercavano il modo di ucciderlo.
cercavano la maniera per matarlo. Cercavano il modo di uccidere Gesù perché aveva la sua posizione. Trattavano di matare a Gesù perché tenía él su posizione. Ma oggi noi vogliamo nascondere la nostra posizione. Pero hoy queremos esconder nuestra posición. Per fare piacere a un fratello. Para agradarle a un hermano. Per fare piacere a una sorella. Para agradarle a un hermano. No, fratello. No, hermano. Ho finito quella epoca. Esa edad hemos terminado. ¿Cuál época? Esa edad. Es finita. Ha terminado. Ho predicato qui sul regno di Roboam. Prediqué acá sobre el reino de Roboam. Roboam no ha fatto il patto per dire che siamo. No, 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 no. Roboam no hizo un pacto para quedarse juntos. Roboam ha detto, o è così. Roboam dijo, ¿es así? O no es así. O no es así. Le 10 tribus sono andate via. Y las 10 tribus se fueron. E quando hanno lasciato il luogo di adorazione in Gerusalemme? E quando dejaron el lugar de adoración en Jerusalén. ¿Qué cosa hanno fatto? ¿Qué hicieron? Hanno portato l'idolatria. Trajeron la idolatría. Ok. Allora abbiamo visto che Dina. Vimos que Dina. È uscita. Salió. Dalla casa di suo padre. Della casa di suo padre. Per andare a avere comunione. Para tener comunión con las otras figlie del país, con las demás hijas del país, con las otras chiese del con país, con las demás iglesias del país. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Siquem, hijo de Amor, versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Libeo, el Libeo, príncipe del país, príncipe de aquella tierra, vedutala, la rapì y la tomó, si coricó con lei y la violentó. Se acostó con ella y la deshonró. Ah. En vez de rimanere con la parola, en vez de quedarse con la palabra, noi andiamo a aprire la nostra mente a altri uomini. Vamos a abrirle la mente a otros hombres. E quando gli hanno seppellito tante cose nella mente, quando le sembraron muchas cosas, l'hanno violentata. La deshonraron. Le hanno messo tanti, le hanno messo un altro seme che non è il seme di Israele. Quiero otra simiente que no era la de Israel. Porque es escrito que un hebreo no debe esposar a un extranjero. Está escrito que un hebreo no tiene que casarse con. Es andado a casa de. Es andado a ver comunión de las otras chiesas. Voy a tener comunión con las otras iglesias. El pastor de aquella chiesa, ¿qué cosa le ha metido en testa? Un otro sello. ¿Y qué le dio ese pastor otra simiente? Mas Simeone. Pero Simeón. El suo fratello Levi. Hermano Levi. Ah, no, dentro, no, 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 papá, y papá, Jacob, sono venuto a trovare Giacobbe. ¿Vinieron a ver a Jacob? Sí, hermano, ci mettiamo d'accordo. Nos ponemos de acuerdo. Noi prenderemo tua figlia, pagheremo tutto quello che vuoi. Tomaremos tu hija y pagaremos todo lo que quieras. Y vecchio profeta ha detto sí, 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 sí. El viejo profeta dijo sí, sí, sí. Ah, Simeone y Levi hanno detto no, qua non funziona così. Simeone y Levi dijeron que no era de esa manera. No, 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 no. Qua dobbiamo tirare fuori la spada. Acá dijeron hay que sacar la espada. Qua la spada deve uscire. Tiene que salir la espada. Dobbiamo tagliare tutti quei uomini. Hay que cortar todos esos. E quel giorno hanno fatto un grande strage con che cosa? Con la spada. Y ese día hicieron una gran. E hanno riportato la loro sorella. Y trajeron su hermana. A casa del padre. A la casa del padre. È quello che io credo, fratello. Eso es lo que yo creo, hermano. Non so se mi seguite. No sé si me entiendes. Dunque state attento a tutti i segni che voi ricevete dentro. Tengan cuidado a todo lo que. Prendete segni. Andiamo a avere comunione qua. 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 E alla fine? E al final? Che cosa vi porta quella comunione? Che le estrae la comunione? Quando vi mettete davvero intorno al tavolo. Quando stanno di verità della parola. E cominciate a parlare della parola di Dio. Empiezan a hablar de la palabra de Dios. Se parlate sinceramente de la palabra de Dios. Si hablan sinceramente de la palabra de Dios. Quella comunione non durerà mezz'ora. Esa comunión no dura media hora. Io l'ho visto. Yo lo he visto. Non dura mezz'ora. No dura media hora. No, mezz'ora è troppo. Media hora es mucho. Subito tutto vola. Rápido todo. Tutto vola subito. Todo vuela rápido. No, non sono d'accordo. No, non sto d'accordo. No, non sono d'accordo. No, non sto d'accordo. E ognuno prende. Y cada quien toma su valija y se va. Porque esta es la palabra de Dios. Ma mi direte, ma fratello Brano. Ustedes dirán, hermano. Lui andava d'accordo con tutti. Él iba de acuerdo con tutti. Anche Salomone andava d'accordo con tutti. También Salomón iba de acuerdo ma con tutti. Ma Roboam no. Pero Roboam no. Roboam no. Roboam no. Perché Roboam. Roboam. Dijo. Io vi tratterò duramente. Che io lo tratterò duramente. Più di mio padre. Más que mi padre. Dunque intorno al trono.
Entonces, alrededor de lo que vamos a hacer. Volvamos a nuestro mensaje. Por 5 minutos. Por 5 minutos. Ecco il trono. Aquí está el trono. Allora, avete capito perché Simeone ha la faccia di uomo e Ruben è uomo. ¿Entendieron por qué Rubén tiene el rostro de hombre? E Ruben è al sud. Y Rubén está en el sur. Lui deve proteggere il trono. Él tiene que proteger el trono. Deve proteggere il trono di Dio. Tiene que proteger el trono de Dios. Deve proteggere il trono per forza. Proteger el trono por fuerza. E quando il nemico viene da qui? ¿Y cuando el enemigo viene por acá? Sono loro tre. Son ellos tres. Que guardano e cominciano la battaglia. Que ven y empiezan la batalla. Ahora tú que eres el trono de Dios. Y tú que eres el trono de Dios. En torno a ti. Alrededor tuyo. Son cuatro seres vivientes. Hay cuatro seres vivientes. Porque domenica próximo o giovedì prossimo. Porque el próximo jueves domingo. Dimostreremos. Voy a demostrar. Que el trono de Dios. Que el trono de Dios. Que sei te. El cual eres tú. Tienes que hacer hechos. Perché siamo il trono di Dio, vero? Perché siamo il trono di Dio. Tu devi predicare la parola. Tieni che predicare la parola. Tu devi testimoniare di Cristo. Testimoniare di Cristo. Tu devi capitare di pregare per gli ammalati. Orar per l'infermo. Perché noi leggiamo gli Atti degli Apostoli. Leggiamo gli Hechos de los Apostoli. Atti degli Apostoli. Hechos de los Apostoli. E Branham dice che è scritto male. Branham dice che è scritto male. E come si devono dire? Come si deve dire? Gli atti dello Spirito Santo, degli Apostoli. Dello Spirito Santo, perché tutto quello che hanno fatto nel libro degli Apostoli, perché tutto lo che hicieron los Apostoli, è il libro, è lo Spirito Santo in loro. È lo Spirito Santo in loro. Che faceva quegli atti. Che hacía esos hechos. Allora il trono che noi siamo. Entonces, il trono che somos. Dobbiamo fare dei fatti. Tenemos que hacer hechos. Se io prego per gli ammalati. Si io oro per gli enfermi. Con quale autorità lo faccio? Con che autorità lo hago? Dove vado a prendere gli ordini per farlo? Dove tomo la ordine per essere? Allora fratello Branham ci dimostrerà. Il fratello Branham lo dimostrerà. Che gli atti degli apostoli. Che lo hecho de los apóstoles. È il trono. È il trono. E intorno ci sono i quattro esseri viventi. E alrededor hay cuatro seres vivientes. Matteo. Matteo. Marco. Marco. Mi sembra, ma qua è Luca che è al sud, la faccia dell'uomo. E Luca è al sud, il nord dell'uomo. Qui è Leone, Matteo. E Leone, Matteo. E qui abbiamo l'Aquila che è Giovanni. Qui sta l'Aquila che è Giovanni. E qui abbiamo... Leone è qui, Matteo. Matteo è Leone. Poi abbiamo un altro apostolo, come si chiama? Marco, che ha scritto è in vite. Marco è il poi. Giovanni è l'Aquila. Giovanni è l'Aquila. Ah, io faccio il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Io mi battezzo nel nome del Signore Gesù. Dove vado a prendere questo ordine? Dove ho questa ordine? Lo cerco nel libro di Matteo. Lo busco nel libro di Matteo. Posso dimostrarlo nel libro? Puedo dimostrarlo nel libro di Matteo. Io prego per gli ammalati. Io oro per gli enfermi. Dico, se voi camminate sui serpenti non vi faranno niente. Che se ustedes camminaranno con i serpenti. Se voi bevete qualcosa che c'è di veleno non morirete. Sto mangiando un mortifero non morirete. Io che sono il trono. Io che sono il trono. Che io sono il trono di Dio. Io che sono il trono di Dio. Se voglio fare un atto così. Se quiero hacer algo así. Che cosa, dove vado a prendere quella potenza? Dove tomo ese poder? Sotto quale bandiera posso fare? Che bandiera posso fare? Vado da Marco. Poi, donde Marco. Perché Marco 16 dice. Perché Marco 16 dice. Che è così. Che è così. Che io lo posso fare. Che io lo posso fare. Non so se mi capite. Non so se mi capite. Il trono. Gli atti degli apostoli. Noi siamo il trono di Dio. Qualsiasi atto che noi poniamo. E qualsiasi atto che facciamo. Lo dobbiamo trovare nei quattro esseri. Lo dobbiamo incontrare nei quattro esseri. Che sono intorno al trono. Che stanno alrededor del trono. Perché Matteo. Perché Matteo. Giovanni è un'aquila. Juan es un águila. Porque es lui que ha volado più di tutti. Es él quien voló más que tutti. Es lui que ha andado più in alto. Fue él quien fue más alto. E quando voleva parlare di Dio. Y cuando quería hablar de Dios. Ha detto al principio. Dijo al principio. C'era la parola. Estaba la palabra. Mosè ha detto al principio.
Dio creò il cielo e la terra. Moisè dijo che al principio Dio creò il cielo. Ma Giovanni è andato al di là. Però Juan fue más allá. Se leggete gli scritti di Giovanni, si lei lo scritto di Juan, ha sviluppato di più la divinità di Gesù Cristo, ha vinto più di tutti loro. Desarrollò más la divinità di Gesù Cristo, vio más. Lui è l'aquila. Él es el águila. Luca. Lucas. È un medico. Es un medico. È intelligente. È intelligente. Sapete che Luca è un medico? Saben que Luca es un médico. È un medico. È un dottore. È un dottore. E qualcuno ha scritto una lettera. E alguien escribió una carta. Paolo. Paolo, tu che predichi la guarigione divina, tu che predica la sanità divina, come fai a andare in giro con un medico, Luca? Come haces a ir con un dottor, Luca? Luca è un medico, ha studiato la medicina. Luca è un dottore che studiò la medicina. E Paolo lo portava in giro. E Paolo se lo llevava. Paolo che predica la guarigione divina, Paolo che predica la sanità divina, andava in giro con un medico. Iba con un dottor. E Luca ha fatto delle indagini. E Luca hizo investigazioni. Con la sapienza umana. Con la sabiduría humana. E ha scritto la lettera. Y escribió la carta. A suo amico Teofilo. A suo amico Teofilo. Lo leggiamo per concludere. Leamos Luca capitolo 1. Leamo per terminare Luca 1. Per vedere che Luca. Para Luca non era in mezzo ai apostoli di Gesù. Luca non stava in mezzo agli apostoli. No, 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 no. Luca, leggiamo. Luca capitolo 1. Leamos Luca 1. Luca capitolo 1. Vedete che Luca, lui ha fatto gli indagini. Verrà che Luca è andato di casa in casa. Fue de casa en ha preso informazioni su chi quell'uomo di Galilea. Tomò informazioni sobre l'uomo di Galilea. E ha scritto. Y escribió una lettera. Y escribió che l'ha mandato a suo amico. Que la si chiama Teofilo. A suo amico Teofilo. Poi che molti hanno intrapreso a esporre ordinatamente la narrazione delle cose che hanno avuto compimento in mezzo a noi. Puesto che già molti hanno trattato di mettere in ordine la storia delle cose che entre nosotros han sido ciertissime. Come che le hanno trasmesse coloro dal principio, che dal principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola. Tal come nos lo insegnaron los que desde el principio lo vieron. Con sus ojos y fueron ministros de la palabra. E penso bene anche a me. Me ha parecido también a mí. Dopo aver indagato. Después de haber investigado. Ogni cosa accuratamente. Con diligencia todas las cosas. Fin dall'inizio. Desde su origen. Discrivetene per ordine, eccellentissimo Teofilo. Escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Para que reconozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dunque Luca es la faccia dell'uomo. Lucas es el rostro del hombre. Ha andato a indagare. Fue a investigar. E ha scritto quello che ha capito. Y escribió lo que entendió. A suo amico Teófilo. A suo amico Teófilo. E voi vedete che è Luca pure che ha scritto il libro degli Atti degli Apostoli. Ustedes verán que fue Lucas quien escribió el libro de los Hechos de los Apostoles. Lo leggiamo anche quello. Leamo también ese primer capítulo. E ci prendiamo un Hechos 1. Atti capitolo 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo. En el primer trattato, o Teofilo. Circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dunque è sempre Luca. Es siempre Luca. Che dopo aver indagato sugli Atti degli Apostoli. Que después de haber investigado sobre los Hechos de los Apóstoles. Ha scritto. Escribió. E l'ha mandato a Teofilo. Y lo mandó Teófilo. Lui è la faccia dell'uomo intorno a te. Es el rostro del hombre. Dunque alcune cose quando le poniamo come atti. Alcune cose quando le llevamos como hechos. Possiamo prendere appoggio su Luca. Podemos tomar apoyo sobre Luca. Dove l'hai trovato questo? Dove lo hallaste questo? L'ha detto l'essere vivente Luca. Lo dico il essere vivente Luca. E io mi appoggio sulla sua bandiera. Io mi appoggio sulla sua bandiera. Per combattere il nemico. Para combattere il nemico. Ma chi ti dice che Gesù Cristo è la parola? Ma chi dice che Gesù Cristo è la parola? Me l'ha detto Giovanni, l'essere vivente l'acqua. Lo dico Juan, l'essere vivente l'acqua. Io sono il trono. Io sono il trono. E ho gli occhi aperti. E tengo los ojos por todo lado. E qualsiasi cosa devo fare. E qualche cosa che hago. Lo devo tirare dai quattro segni. Tengo che sacarlo dai quattro segni. Che protegge il trono di Dio. Che protegge il trono di Dio. Che Dio mi benedica. Che Dio mi benedica. Andiamo avanti la prossima volta.
continuaremos la próxima vez. Son nada.